Buonasera a tutti, cari amici di Focus 3.0. Scusate il ritardo, abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma siamo in collegamento con Israele e con il nostro carissimo Nader Butto, che adesso faccio entrare subito nel salotto di Anna. Eccoci, eccoci Nader, ben Buonasera, arrivati, buonasera, ce l'abbiamo grazie. fatta. Abbiamo Sì. tribolato un po', ecco, però alla fine, insomma, ce l'abbiamo fatta. Grazie Nader, grazie, sei veramente Grazie a te. un amico, perché so che sei al termine di una tua giornata lavorativa e quindi sei con noi e ci Con dedichi del tuo piacere, sì. tempo alla fine di una giornata, calcolando che da te siamo un'ora più avanti, Sì. quindi insomma ti prometto che non ti faremo fare tardi e che ti lasceremo andare anche a cena e a riposarti un po'. No, E cena intanto ormai non c'è, Ah già, è vero che tu poi sei uno che alla certo. sera, adesso ci spiegherai giustamente, questa sera parliamo proprio dell'alimentazione consapevole, del cibo che cura. Intanto vorrei dare il benvenuto ai nostri amici che stanno arrivando sia su Facebook che su YouTube. Grazie per la vostra pazienza, per averci aspettato. Sapete che è sempre un po' un problema, è sempre un po' un'incognita, ecco, l'aspetto tecnico. Ecco. Comunque, siamo qua e siamo felici di essere di nuovo con il nostro Nader Butto, molto prezioso. Ogni volta che vieni nel nostro salotto, le persone sono sempre molto contente, ti aspettano sempre tanto. Anzi, quando non vieni, dopo un po' mi dicono, ma no, mi scrivono, ma non viene Nader Butto, non torna. Quando torna, ecco. Allora, caro Nader, abbiamo parlato già di tante cose, del sesto senso, abbiamo parlato Del settimo del senso. settimo, scusa, perché Sì. eravamo oltre al sesto, che è quello che noi più comunemente, ecco, citiamo. E abbiamo parlato della medicina integrata, integrativa unificante, quindi questo tuo grande percorso di ricerca, dove hai messo insieme tanti aspetti, non solo quello clinico, e quindi in una visione olistica, ecco, insomma, della medicina. Questa sera parliamo di un aspetto altrettanto importante, perché anche la tua analisi non è solamente un'analisi, come dire, legata alla materia, alla fisicità, perché anche nell'alimentazione, no, ci sono degli altri componenti, come quelli della consapevolezza, che ci permettono di avere un rapporto con l'alimentazione che non sia esclusivamente appannaggio del cibo, ecco, no? Quindi Sì. è un argomento molto molto interessante che vorrei lasciar trattare adesso da te, e come al solito noi ci facciamo le conversazioni qua in salotto, non è un seminario, lo dico perché tante Certo, volte le certo. persone, non è né una conferenza né un seminario, è una conversazione tra amici in salotto dove ognuno dice la sua e interveniamo e ci facciamo le domande e ci diamo le risposte. Ecco, quindi iniziamo appunto dal concetto appunto di alimentazione consapevole. Che cosa vuoi dire tu con questo termine? Consapevole di che cosa? Ecco, questa alimentazione. Ecco, in realtà quando si parla di alimentazione, prendiamo in considerazione tre aspetti dell'alimentazione, che ogni cibo contiene sia materia che energia che informazione. Sono tre aspetti, come esattamente noi abbiamo materia, il corpo fisico. Abbiamo energia, che sarebbe l'anima animale, che è informazione, l'anima umana. Quindi, quando vogliamo usare il cibo come nutrimento, deve corrispondere a questi tre tipi di dimensioni, che io mangio non solo la materia, cioè quindi il componente, macro componente del cibo, come carboidrati, lipidi, proteine, minerali, vitamine. Queste sono sostanze chimiche, sono sostanze che nutritive per il corpo fisico. Però a parte questo c'è l'energia vitale e quindi la sua capacità antiossidante, il cibo che sia veramente nutritivo, quello antiossidante che è in grado di donare elettroni, che questo lo differenzia dall'energia calorica. Quindi facciamo una differenza fra
energia calorica, delle calorie, e fra energia vitale. Per quello c'è il termine poi calorie vuote, nel senso che è un cibo pieno di calorie ma vuoto di energia vitale. Poi, sì, ecco. Prego. Poi la terza cosa, che è l'informazione, sicuramente, che è questa è che determina come mai un certo cibo, per esempio, va verso il fegato, altro va verso i polmoni, altro va. Cos'è che fa questo cibo specifico per anche gli organi? E questo è legato effettivamente ai polmoni, è legato alla vibrazione energetica del cibo. Quindi deve avere questi tre aspetti, ecco, il concetto di cibo. Sì. Le vogliamo rielencare: materia, energia e informazione. Informazione. Il cibo vuoto, vogliamo risottolinearlo un attimo, perché secondo me rende molto bene l'idea, cioè che quando tu mangi, cioè, capire che cioè, tu pensi che ti stai alimentando, ecco, ma in realtà abbiamo perso Nader Bhutto, ecco, e speriamo che adesso lui rientri e che ce la faccia a riprendere. Abbiamo avuto dei problemi, ecco, prima abbiamo fatto le prove, così andava tutto bene, e quando siamo andati in diretta si è bloccato tutto proprio. Ho anche detto a Nader, non so se è un problema anche del controllo, ecco, no? Dove lui in Israele, che magari con la piattaforma ci siano dei problemi, ecco. Adesso speriamo che lui riesca così di nuovo a rientrare. Per il momento non lo vedo ancora, intanto vi ringrazio, sto guardando, eccolo che sta arrivando, eccoti, ecco, speriamo che non ci faccia, arriviamo, ecco. Solo che no, tu mi sentivi, però io non ti vedevo. Mia immagine è scomparsa, sì. Ecco. Ecco. Eravamo fermi al discorso del... Sì, delle calorie vuote. In realtà, quando il cibo viene elaborato, quindi cucinato, preparato, ma anche la modalità della coltivazione nell'agricoltura, il terreno, quanto sia il terreno stanco che non dà più minerali o l'energia vitale. Quindi il concetto è che sono due misure diverse. Le calorie ti dice quanto, se prendiamo le sostanze che sono nel cibo, quante calorie danno, quindi quante calorie che possono riscaldare. Quando parliamo di calorie vuote, significa che non ha l'energia, non ha la vitalità, che questo viene misurata con la sua capacità antiossidante, quindi la sua capacità, quanti elettroni disponibili ha, che è in grado di contrastare i radicali liberi nel nostro corpo. E siccome ci sono più di 100 malattie, più comuni sono relazionate ai radicali liberi, allora diventa chiaro che dobbiamo fare molta attenzione al contenuto energetico e la vitalità del cibo, e questo non viene preso in considerazione in nessun modo nella medicina, nel senso che prima di mangiare un cibo dovrei misurare la sua capacità ossidativa, quanti elettroni può dare o prendere ogni cibo, perché questo poi che determina il suo livello di vitalità del cibo. E come ci si struttura per fare questo? Cioè, chi non fa la ricerca, ecco, come te, che quindi non è così pratico confrontarsi con questo sistema, no? Con questo registro proprio di rapporto, ecco, con il cibo, l'analisi del cibo, ecco, che cos'è che possiamo consigliare ai nostri amici che ci stanno seguendo? In realtà ci sono delle modalità da conservare o di fare attenzione, perché il cibo perde la sua vitalità durante la preparazione. Per esempio,
Se prendiamo la modalità di cottura, le diverse modalità, se usare il gas, se usare l'elettricità, se usare il microonda, se usare il carbone, allora ci rendiamo conto che certo cibo, come per esempio quello sulla legna, come facendo la pizza sulla legna, la legna stessa, il fuoco, dona elettroni al cibo. Dall'altra estremità, che quando riscaldiamo con la microonda, cosa fa la microonda? Fa rilasciare gli elettroni del cibo e converte questi elettroni in un'energia cinetica, di conseguenza poi perde la sua vitalità, perde i suoi elettroni e diventa radicali liberi. Quindi la modalità di cottura è molto importante per mantenere il cibo. Il fatto che quando parliamo di alimentazione consapevole, prendiamo in considerazione la qualità del cibo, la qualità della persona e l'interazione fra il cibo e la persona specifica. Perché non è detto se un pomodoro Bravo. che è fatto bene, che è antiossidante e tutto, non è detto che va bene per tutti, no? Perché dopo aver definito chi sono io come persona, qual è la mia costituzione biologica, quindi questo va a determinare anche le mie vibrazioni, perché ogni persona ha un codice, questo codice ti dice chi sei tu. Infatti il codice umano è la base dell'alimentazione consapevole. Quando guardiamo la persona dobbiamo sapere qual è il suo codice. E siccome sappiamo anche determinare il codice del cibo, misurandolo, misurando il pH e la sua capacità ossidoriduttiva, allora possiamo mettere in confronto quanto sia il codice del cibo adeguato al codice della persona, quindi quanto è compatibile con quella persona. Sì. Quindi dobbiamo avere il cibo di qualità buona, che contiene macro nutrizioni, che contiene micro minerali, che contiene la vitalità, la modalità di cottura, la provenienza, se proviene dall'animale, da vegetale, da minerale, e poi la capacità antiossidante, poi lo mettiamo di fronte alla persona e così sappiamo se questo cibo per questa persona è vitalizzante o meno, se è adeguato nella sua frequenza o meno, perché ogni cibo che noi mangiamo che non è adeguato al nostro organismo, il corpo deve sforzarsi per buttare via quel cibo che non è adeguato. E così si perde energia sul cibo, invece di acquistare energia, perdiamo energia mangiando male. Quindi questi sono punti principali per capire, chiaramente abbiamo tanti aspetti nell'alimentazione, quando parliamo di alimentazione, Sì. io faccio differenza fra cibo e alimento e nutrimento. Il cibo, quello noi e mangiamo. Questo cibo, quando viene digerito, diventa alimento. Quindi non ogni cibo diventa alimento, perché solamente il cibo che è digerito e reso adeguato all'assorbimento, questo diventa alimento. Poi l'alimento si assorbe, entra dentro il sangue e va in giro, in circolazione, e deve entrare nell'organo specifico che corrisponde alla sua frequenza. E non ogni frequenza che noi mangiamo è adeguata a noi. Di conseguenza, quando l'alimento diventa nutrimento, quando viene assimilato dentro le cellule e dentro i nostri tessuti. Quindi c'è differenza fra cibo, alimento e nutrizione. Nutrizione, sì. E la nutrizione chiaramente è basata su il principio della frequenza energetica, quindi la vibrazione. Se è risonante con una parte del corpo, viene assorbito.
il processo dell'assorbimento o assimilazione dentro il nostro sistema va secondo questo principio di risonanza e dissonanza. Se questa frequenza dissonante col mio corpo, allora il corpo la manda via dal sangue via fegato o via reni e lo butta via. Se è risonante, viene assimilata dentro il tessuto, e così per esempio prendiamo il carciofo, per esempio, e ha una frequenza simile al fegato. Quindi chiaramente se voglio rinforzare il fegato prendo il carciofo. Come le alghe hanno una frequenza simile al tiroide. Le alghe possono rinforzare il tiroide. E in maniera, per esempio, verdura sono compatibili con il sistema cardiovascolare. Quindi ogni sistema trova un cibo specifico che può nutrire quel organo o quel tessuto. Ma senti Nader, quindi c'è, questo è un sistema di lettura molto differente, no, dell'alimentazione, quindi del rapporto del cibo. Cioè, questo presuppone che tu appunto abbia la possibilità e la capacità, come dicevi tu prima, di riconoscere qual è il tuo codice, qual è il tipo di vibrazione, no, che tu hai, anche un superamento della concezione della materia e delle calorie, come di solito si è abituati a fare, no? È vero, cioè, è vero, è diverso. Comunque possiamo partire fin dall'inizio dicendo che noi definiamo salute come stato di benessere, ok? Quindi usiamo il cibo come anche come una medicina per fare guarire certe malattie. Però ci sono dei pilastri principali che possiamo dire come quando il cibo che sia importante. Io dico che la madre della salute è il benessere. Il padre della salute è l'attività fisica e non l'alimentazione. Perché nel momento che la persona gode un stato di benessere, può mangiare qualsiasi cosa e ha l'energia vitale sufficiente per sapere separare il buono o non buono e non perdere su questa energia. E la persona, come per esempio vede i giovani che mangiano tutto, mangiano quantità, e non si ingrassano e stanno bene, no? Però la madre della malattia è il conflitto psicologico. Cosa fa il conflitto? Crea una dissonanza dentro il sistema. Allora, quando c'è dissonanza, il padre della malattia diventa l'alimentazione scorretta. Quindi l'alimentazione diventa un pilastro importante quando dentro il nostro sistema c'è dissonanza energetica dovuta ai conflitti psicologici. Quindi l'aspetto psicologico diventa una cosa principale da capire nell'alimentazione. Quindi quando viene da me qualcuno che ha bisogno di un programma o una dieta specifica, la prima cosa esaminiamo il suo stato psico-spirituale. Aggiustiamo quello che è scorretto, perché pensa che una dissonanza dentro il nostro sistema fa sì che assorbe un veleno che è risonante con la dissonanza. E quindi ci intossichiamo. Esatto. Quindi l'intossicazione non è dovuta al fatto che ho mangiato una sostanza estranea a me. Ho mangiato colesterolo, che è un elemento principale, diventa tossico quando il tessuto contratto, per esempio nel caso di conflitto di separazione, fa sì che questo, il cosiddetto LDL non buono, cattivo, colesterolo cattivo, che non è cattivo per niente, ma diventa cattivo perché il tessuto contratto per un conflitto psicologico non risolto e comincia ad accumularsi dentro il tessuto in maniera tale che crea malattia. Allora non posso dire che il colesterolo è il problema è la dissonanza dentro il sistema.
Certo, che poi fa muovere, ecco. Certo, è un registro di lettura totalmente diverso, eh. È molto interessante quando tu parli della parte spirituale, ecco, perché questo è anche un altro, no, elemento che è, come si direbbe, un pezzo da 90 da mettere sul tavolo, perché la parte spirituale svolge un ruolo non indifferente, non quello che è Certo. poi il risvolto psicologico. E in No? più, quando parliamo del cibo, il cibo non è solamente i suoi componenti, come ci insegna in medicina, carboidrati, lipidi, proteine, minerali e così via, e vitamine. Ma io faccio differenza, per esempio, cibo maschile e cibo femminile. Sì. Il cibo pH acido o pH alcalino. Un cibo riscaldante o rinfrescante, e un cibo che contiene quattro elementi: c'è un cibo che, per esempio, è fuoco, c'è un cibo aria, c'è un cibo acqua, c'è un cibo terra. Quindi questo diventa importante quando prendiamo in considerazione il codice della persona e sappiamo se viene una donna che ha eccesso di energia maschile. Lei vuole entrare e rimanere incinta, ma per rimanere incinta deve aumentare la sua energia femminile. Allora cosa facciamo? Diamo a lei una dieta di cibo femminile. E il cibo femminile è tutto ciò che è verdura, frutta, latte e prodotti lattici e olio di oliva. Tutti gli altri oli derivati dai semi sono maschili. Quindi il cibo maschile è tutto ciò che è semi, tutto ciò che è radici, tutto ciò che è carni o pesci. Il tuorlo dell'uovo è maschile, il bianco dell'uovo è femminile. Se viene da me un signore che ha un problema di motilità dello spermatozoo, allora do a lui dieta che sia maschile. Ok? Certo. Nader, ma tu com'è che fai a rilevare questo discorso del col? Cioè, c'è un sistema tuo, no? Presumo. Cos'hai, delle apparecchiature anche? No, Usi dei test? Usi dei no, test? Sono un'indagine? sì, questo ho fatto un apparecchio, però magari parlo più avanti di questo che riesce a misurare sia la capacità ossidoriduttiva del cibo, che sia il suo codice, quindi la compatibilità con la persona specifica. Però se parlo di maschile e femminile, per esempio, o cibo sia di quattro elementi già conosciuti, per esempio, tutto ciò che è rosso, piccante o arancioni, è riscaldante, questo fuoco. Tutto quello che è succoso, per esempio, è acqua. Tutto quello che viene dalla terra, tutto quello che anche la carne è terra, no? Tutte le cose che sono pesanti sono terra, mentre frutta o semi sono di natura aria. Il tipico alimento aria è il caffè, no? Quindi aumenta il movimento. Viene da me una persona che si sente freddo, ha freddo. Cosa faccio? Do una dieta riscaldante, una dieta che aumenta il suo fuoco. A parte il fatto di dare il cibo caldo, questo solamente un aspetto, però il cibo per sé di colore rosso ha più fuoco di un colore verde, per esempio. Un cibo che è piccante aumenta il fuoco. Quindi nel fare questo vado a evitare questo tipo di cibo a una persona che è nervoso, che è molto ansioso, che è molto arrabbiato, che suda tanto, che deve sempre aprire le finestre per respirare. Allora lì vado a togliere il cibo che sia di natura fuoco. Ok? Quindi chiaramente prendiamo tanti aspetti in considerazione che non sono presi in considerazione nella dieta o Sì. come ci insegnano in medicina, Sì. che sono fattore principale per capire l'alimentazione. Dopo aver fatto questo, prendo adesso la persona.
La persona, innanzitutto, cos'è una persona maschile o femminile? Qual è la sua necessità? Qual è la sua età? Come è il suo sistema, il suo sistema digestivo? Ok? Il suo sistema digestivo è buono, nel senso che ha buona vitalità, la secrezione degli enzimi sono buoni o non sono buoni? Come possiamo saperlo? Per esempio, quando non ha sufficienti enzimi per digerire i carboidrati, comincia ad avere fluttuazioni, no, come si chiama? Gas nell'intestino. Sì. Se per esempio Meteorismo, certo, sì, sì. meteorismo, se per esempio non riesce a digerire i proteine, allora c'è un odore putrido, no? Putrefatto Sì. nelle feci. E diventa importante osservare le feci, osservare odori, osservare anche la sua consistenza. Se galleggia o non galleggia, se si attacca al water, per esempio, o se è fatto da palline piccole, cioè tutto quello diventa importante, che normalmente nessuno guarda le Invece, feci, sì. capito? Perché se voglio sapere come è lo stato del sistema digestivo della persona, devo prendere sia le feci che le urine in considerazione, così ho l'idea di come il suo sistema funziona, se funziona bene o meno. Ok? Sì, è proprio è un registro di lettura. Molto più espanso, ecco, di quello che di solito, no, siamo abituati, ecco, per quanto riguarda l'alimentazione, magari, ecco, vanno a guardare le intolleranze. Ecco, ad esempio, tu con le intolleranze Prendiamo come le fai? intolleranze più, diciamo, comuni, no? Abbiamo intolleranza ai glutine, no? Che questa va di moda. Sì, ma ecco, va Anche di moda o è reale? Domanda. va di moda perché i glutine è un componente molto importante per la consistenza e la forza dei nostri tendini. E chiaramente è diventato intollerante, la gente è diventata intollerante per questioni di intolleranza al rapporto con il padre. Infatti, intolleranza ai glutine è legato a intolleranza ai semi, è legato a intolleranza al padre. Quindi, il conflitto con il padre crea intolleranza ai glutine, mentre intolleranza al latte, che è un altro di moda, è Materno. segnale che c'è un'intolleranza alla mamma. E Sì. quindi c'è un conflitto con la mamma che non è risolto. E siccome il latte è il tipico cibo che rappresenta la mamma, allora lo rifiuta, non lo digerisce. Quindi c'è una dissonanza che non permette di digerirlo o di assimilarlo o di assorbirlo. C'è da dire che tante persone non mangiano il glutine non perché abbiano delle intolleranze, ma perché adesso si sente dire che non bisogna mangiare il glutine e quindi mangiano senza glutine, però non è giusto questo, no? Non è giusto perché il nostro organismo, chiaramente in maniera personale, perché non dico, non esiste giusto di quello che dico per tutti. Per certe persone certe cose sono corrette, per altre persone no. Per esempio, se guardiamo le persone secondo la loro costituzione, nel passato dividevano le persone secondo il gruppo di sangue, no? Sì, gruppo sanguigno, sì. E questa è una domanda molto frequente, mi chiedono cosa pensi del gruppo sanguigno, quanto sia adeguato o non adeguato. Cosa pensi tu, Nader? Questa è una buona domanda. E quello che penso è che questo è vero per spiegare l'evoluzione di diversi gruppi etnici e il rapporto con il cibo, questo era adeguato. Però vi do un po' di esempi. Se prendiamo per esempio il gruppo 0, il gruppo 0 è il cacciatore. Sì, Il il più antico. cacciatore è quello che mangia carni,
E chiaramente perché mangia carne? Perché spende tanta energia sulla caccia e ha bisogno di tanta energia per affrontare tutto quello che è lo sforzo fisico. Però se un gruppo zero come me, che non fa la caccia e tutto il tempo seduto di fronte a un computer, diventa la dieta molto pesante, mangiare una dieta di un cacciatore, uno che non fa il cacciatore. Quindi gruppo zero e mangiare il cibo di gruppo zero è giusto finché è cacciatore. Quando non è più cacciatore diventa sbagliata. Il gruppo A è agricoltore. Quindi finché io sono agricoltore e faccio la vita di agricoltore, allora mangio il cibo di agricoltore. Ma se non sono più agricoltore, lavoro magari nel high tech, nel computer o faccio Certo. un'attività che non è per niente attività fisica, come l'agricoltore che deve ogni giorno andare al mattino e tornare la sera lavorando nel campo, non lavora più nel campo. Quindi non è più adeguata la dieta. Quindi tu vuoi dire che è superata come cioè, diciamo come test di riferimento per improntare poi un'alimentazione? Questa è buona per capire le evoluzioni, nel senso che certamente ci sono dei residui, delle cose che comunque se io faccio attività fisica e sono attivo, allora vado a mangiare la dieta del gruppo zero, no? E non quello E non quella che del se io gruppo sono A, esatto, giusto? Quindi è già diverso. Invece di questo, io guardo quattro categorie di costituzione. C'è una persona di costituzione fuoco, costituzione aria, costituzione acqua e costituzione terra. E questo possiamo esaminare dalla faccia e sapere se la persona di natura è fuoco o no. Per esempio, chi è fuoco? Le persone che hanno capelli che sono biondi o rossi e che hanno gli occhi che sono chiari, che hanno il naso appuntito, che hanno canine sporgenti, che la faccia rossa, e queste persone adeguato per loro mangiare, per esempio, carni. E il loro cibo è acido, sono adeguato per loro mangiare cose acidi, bere per esempio. Tutto quello che è liquore, alcolici, superalcolici, per loro non fa niente, cioè fa bene a loro. Mangiare piccanti, per esempio, per natura fuoco è una cosa naturale per loro, no? Perché il piccante, fra l'altro, questa è un'altra cosa che magari paragonando con la dieta ayurvedica. Stavo per dirti, ma non è un po' il principio dell'Ayurveda anche questo, no? No, no, perché il principio Ayurveda ti dice di mangiare quello che ti manca, no? Ah, invece tu vai per similitudine. Esatto, Ecco. tu sei fuoco, devi mangiare fuoco. Ok. Il problema comincia quando esageri nel mangiare fuoco. E la persona di natura aria, per esempio, troviamo che gli occhi sono infossati, il naso è aquilino. E i zigomi sono sporgenti, i denti sono regolari, no? Storti. Questa, per esempio, tu sei aria e acqua. La tua costruzione è aria Sì. acqua. Sì. Da che Allora, cosa si capisce? dalla faccia, dal naso, dagli occhi, dai goti che sono pieni, quello dell'acqua, e gli occhi che sono grandi di Ah, bello, acqua. qua, quindi gli zigomi, io sono così, sono naturale, non mi faccio paccioccare, non sono No, gonfiata, no, niente. I sono miei belle così. zigomi sono così, Sono naturali, sì. sì. Queste sono di natura Quindi acqua, l'acqua c'è, cioè acqua. gli L'acqua che zigomi fa. così. Sono le goti, meglio dire Le che zigomi. gote, Le esatto. goti che sono di carne, i zigomi sono di ossa lì, che sono di aria. Cosa sono? Hai detto acqua e Acqua e aria, sì. aria. Allora, qual è il fatto? Che noi sappiamo che acqua e aria sono quelle deboli del loro sistema digestivo. Mentre terra e fuoco sono quelle forti, È vero. capito? E quindi faccio 12 categorie di capacità metabolica.
dove le prime quattro categorie, che sono aria, acqua, terra e fuoco, Fuoco. dal più debole al più forte, quindi l'aria più debole e il fuoco più forte, Sì. poi la dividiamo anche in tre categorie, che sono orizzontale, che sono femminile, equilibrati e maschili. Allora, di cosa dipende? Di quanta energia maschile e femminile ognuno ha. Per Sì. esempio, tu sei triangolo. Triangolo è a metà strada, quindi se ho detto sei aria acqua, i primi due, nella parte debole, sei triangolo, il primo, perché abbiamo triangolo significa femminile. Il femminile è più adeguato, scusate, il femminile è più adeguato a mangiare cose vegetariane, molto più che mangiare carne, perché la carne è pesante Vero, vero. per la femminile. Mentre quello cerchio, a metà strada, quello che è equilibrato, può mangiare sia vegetariano che carne. Quello asta maschile, questo lo ricaviamo sempre dalla faccia e dal codice, il maschile è adeguato a mangiare carne, è carnivoro. Proprio carnivoro, e se non mangia carne si indebolisce. Quindi diventa una cosa, contrariamente a quello che viene detta generalmente: ah, non bisogna carne, mangiare carne, non è buona la carne, come altri dicono: ah, non bisogna mangiare latte e prodotti lattici. Ma non bisogna mettere, secondo la persona, un beduino che tutta la sua vita ha vissuto, cresciuto, generazioni mangiando carne di pecore e bevendo il latte delle pecore, è il suo cibo normale, naturale. Questo è il suo organismo, anche se si è organizzato durante generazioni per affrontare questo tipo di dieta. Non posso dire adesso: no, non è buono mangiare latte perché fa male. Fa male per certe persone, magari, che non sono beduini, per quelli europei che non sono abituati a questo tipo di cibo, no? Quindi è importante fare questa, diciamo, distinzione Distinzione. di base quando parliamo di dieta cucita a persona. Questo è cucita a persona, non è, diciamo, un titolo solamente, ma veramente prendiamo in considerazione la persona, come è fatta il suo codice, se è maschile, femminile, equilibrato, se è fuoco, aria, acqua, terra, quale elemento, quello che più è. Prendiamo l'età anche, perché ho visto che ogni 5 anni passa una fase che, nella teoria dei cinque elementi cinesi, quello che comincia con l'acqua, legno, fuoco, aria e terra. Quando il neonato nasce, nasce acqua, poi diventa legno, poi aumenta il fuoco, poi diventa aria e alla fine torna ad essere terra. Quindi Va bene questa. siamo venuti dall'acqua e finiamo nella terra. Però questo ciclo succede ogni 5 anni, cioè ogni anno è uno di questi cinque elementi. Il primo è di acqua, il secondo di legno, il terzo di fuoco, il quarto di aria e il quinto di terra. Poi, quello successivi, 5 anni successivi, adesso prendiamo tutti i 5 anni, sono di acqua. I secondi 5 anni sono di legno. E i terzi 5 anni sono di fuoco. Quindi un lustro dopo l'altro, insomma. Esatto, e poi i primi 25 anni sono di acqua, i secondi 25 anni sono di legno, i terzi 25 anni sono di fuoco. E così sappiamo ogni persona, secondo la sua età, In quale livello in è? quale elemento, e allora capiamo come mai certe persone in un certo periodo hanno freddo, per esempio, in altri periodi hanno eccesso di calore. E troviamo che Bellissimo. si trova,
nell'anno del fuoco, nei 5 anni del fuoco e i 25 anni del fuoco, e lì dobbiamo ridurre il cibo di natura a fuoco, dobbiamo evitare il cibo di natura a fuoco. Quindi i primi 25 di acqua, e quindi da 25 a 50 abbiamo Di legno. di legno, e dai 50 ai 70 abbiamo il fuoco, Fuoco, giusto? 75. Ai 75, giusto? Nel 75 fuoco, e dai 75 in avanti abbiamo Dal 75 a 100 abbiamo l'aria aria, esatto. e oltre 100 è di terra. E Di alla fine terra. Bellissima, finirà nella terra. A 120 anni. molto bella questa. E quindi questa alimentazione che viene contemplata in virtù di tutta questa analisi, sicuramente è un'alimentazione che, come dire, è ad personam, quindi questo ci fa capire che non è possibile avere un'alimentazione uguale per tutti. Sicuramente questo no, per Esatto. quello, dopo aver trovato il cibo adeguato alla Le diete persona, uguali per tutti, volevo dire, le diete uguali per tutti, ecco. sì, ma anche lì, quando abbiamo trovato il cibo adeguato alla persona, allora cosa facciamo? Misuriamo il pH del cibo, misuriamo la sua capacità ossa-riduttiva e troviamo quanto è in grado di donare o prendere elettroni. Ma anche troviamo il codice del cibo e quanto sia compatibile con il codice della persona. Quindi, dopo aver trovato qual è il cibo adeguato a lui, chiaramente prendiamo in considerazione anche il cibo della stagione per essere in risonanza con il nostro corpo, che anche il corpo nostro va secondo la Ah, stagione. sì, prendere i frutti della terra di quella stagione, sì. Esatto. Anche la terra, nel senso è meglio mangiare quello che cresce nella tua terra in quella stagione, invece di portare cibo, non so, portato Beh. dal Brasile o Sud America, che non è il nostro, non è la nostra terra, non è esattamente la frequenza. Quando vai in Brasile e ti trovi lì e con la frequenza del Brasile, mangia cibo brasiliano e ti trovi bene. Sì, questo è quello che uno dovrebbe fare sempre, mangiare il cibo della terra in cui si trova, ecco, no? Anziché Esatto. pensare di ritrovare il cibo della terra da cui noi, insomma, arriviamo. Ma senti, Nader, Ma ma quindi, se... quindi aggiungiamo la frase, dico, donne e bue tuoi E da poi dei terra, da paesi tuoi. paesi tuoi. Adesso donne e bue e cibo tuoi dai paesi tuoi. Ecco. Perfetto, ah, bello, mi piace questa equazione anche. Senti, ma se noi dovessimo cominciare a dare, adesso poi guardiamo qualche domanda, ma perché non voglio farti fare tardi, come ti ho promesso, se volessimo dare, cioè, qualche consiglio che invece, cioè, insomma, vada un po' bene per tutti, no? Quelli che sono, io so che tu hai alcuni rimedi che a me piacciono tanto. Ad esempio, adesso, questo periodo, quello che noi sappiamo che c'è in giro, un problema dei polmoni, tu hai quella bella ricettina che a me piace tanto della cipolla con il miele Ah, per quella. Ho ripulire i polmoni. un'altra ricetta Sì. che per tutti coloro che vogliono aumentare veramente, e questo è buona per gli uomini che vogliono aumentare la loro capacità sessuale. Cosa dici? Vale la pena o meglio mantenerle un po' deboli? Mi piace. No, beh, allora, cominciamo con la cipolla, poi andiamo avanti con quello. Che dici? No, infatti, Iniziamo a perché fare questa questo. Sì, è è cipolla una giusta. domanda che comunque è questa Mezzo dell'uomo, cipolla. sicuramente. Ecco. Tu fai mezzo cipolla Allora, facciamo questa grattugiata. ricetta. No, spieghiamolo bene che cosa serve Sì. questa ricetta. Questa Spiegalo bene. ricetta per aumentare l'energia maschile dal maschio che si è indebolito e si sente magari anche impotenza sessuale. E vorrebbe riprendere la sua capacità dell'energia vitale. E cipolla grattugiata con aglio, un chicco di aglio grattugiato, con zenzero verde grattugiato, si mettono tutte insieme e si fa la spremuta da queste tre,
Questo, diciamo, questo succo si mette sopra acqua calda e si mette un bicchiere d'acqua. Abbiamo perso Nader di nuovo, ecco. Adesso spero che appunto rientri, rifarà di nuovo i suoi tentativi e andiamo avanti appunto con questa ricetta. Quindi lui adesso sta dando quella appunto da un punto che serve a livello sessuale, ecco. Ma poi quando rientrerai chiediamo anche degli altri consigli, quello che gli avevo chiesto io adesso per prima. Eccolo che sta arrivando. Mamma mia, vedo che non riesce a entrare. Speriamo che ce la faccia. E dicevo, che lui ha tanti, ci sono dei rimedi che quelli vanno bene per tutti, ecco. Non sono così ad personam come. Ecco, adesso ti sento, sì, e adesso anche ti vediamo. Aspetta che Ecco, stai arrivando. ecco. Quindi non stiamo parlando del rimedio per i polmoni, ma stiamo parlando quello di un rimedio sessuale per la vitalità Sì. sessuale per gli uomini. Dopo parliamo del rimedio per ripulire i E polmoni e per. polmoni, la cosa migliore per polmoni veramente è tagliare cipolla e mettere sulla cipolla miele e Ecco. lasciare il succo uscire fuori. Questo succo possiamo metterlo anche un recipiente scuro nel frigo per mantenerlo, e così ogni volta prendiamo un cucchiaio al mattino, un cucchiaio alla sera, eccellente per i polmoni. Serve a ripulire, Sì, dal sì. catarro, a disinfiammare anche. Questo ti dà la vitalità ai polmoni, ti dà l'energia per affrontare quello che è dissonante per farlo guarire. Ma scusami, Nader, per il long COVID, no? Quindi che noi sappiamo i postumi, no, del COVID, tante persone hanno ancora questo affaticamento, no, così a livello polmonare. Può aiutare, secondo te? Sì, può aiutare, c'è un'altra cosa ancora che si può aggiungere, che si chiama olio di Nigella sativa, il comino nero. Comino L'olio nero. di comino nero era da solo, hanno usato comino nero, se entrate nel Google, scrivete lì Nigella sativa COVID-19 e vedete studi scientifici che sono stati dati l'olio per guarire le persone dal Covid, solo con questo. Perché ha un potenziale antivirale e antinfiammatorio? Nigella sativa è, se volete, qualcosa che cura tutto, prendete la Nigella sativa. È un antiossidante super potente e aumenta l'energia vitale per le persone maschi, ma per le donne, per esempio, durante la gravidanza o durante l'allattamento, se la donna vuole avere tanto latte, prendere la Nigella sativa, che produce un eccesso di latte. Può bastare per tutto il villaggio. Mentre invece per sciogliere il catarro dai polmoni, così, invece la cipolla Cipolla con il miele. tritata con sopra il miele, poi si filtra Si e filtra, sì. quindi si beve questo sciroppo, Sì, uno esatto. alla mattina, uno alla sera. Questo è molto interessante. Poi adesso più che mai in questa stagione, ecco, no? Sì. Penso che sia importante. Ma c'è anche un'altra cosa che forse a tanti, cioè, suona un po' strana, ma il brodo di osso di manzo. Oh, Osso quella di è manzo, ecco, buonissima questo per, che. pensate che questo per rinforzare i reni, proprio un organo molto importante dal punto di vista energetico, e tante persone perdono la vitalità dei reni perché non dormono bene. La mancanza di sonno, colpisce i reni, ma anche negli uomini, per esempio, che esagerano nella eiacolazione, indeboliscono loro i reni. E le donne che hanno flaccidità nel loro sfintere indeboliscono i loro reni. Quindi, per ripristinare l'energia dei reni, il brodo di ossa. Pensate che i reni danno l'energia per le ossa, per il midollo osseo anche. L'eritropoietina prodotta nei reni, quella che produce le cellule del sangue.
La vitamina D per essere attivata deve passare attraverso i reni, quindi chiaramente l'energia delle ossa, se la riprendiamo, va a tornare al suo origine, che sarebbe quella dei reni. Così si fa abbollire ossa, che sono ossa lunghe, quella del vitello, si fa abbollire 3-4 ore con un po' di limone, potete mettere spezie, pepe, tutto quello che rende il brodo buono. Se volete di togliere il grasso, si lascia raffreddare, allora si coagula il grasso, si toglie e ogni volta si riscalda un bicchiere di 200 millilitri e si beve ogni giorno. E questa è una ricetta buona per tutti, cioè Non ha non ha controindicazioni. controindicazione e vale la pena, e soprattutto le persone che sono indeboliti energeticamente, di farla questa cosa. Beh, ecco, senti, ma anche chi ha problemi a livello renale, o chi, ad esempio, chi è trapiantato Sì. di reni, una cosa così può servire? Tantissimo, perché stiamo parlando dell'energia, non della sostanza. L'energia delle ossa è la stessa energia dei reni. Come questo chiaramente aiuta tantissimo a queste persone. Ci sono delle persone, c'è un'altra sostanza che si chiama il mirro. La resina del mirro, la conosci? La mirra, scusa. La mirra, ah, la resina, ah sì, certo, sì, la mirra fa molto bene, serve anche come antinfiammatorio per la gola. Sì, La mirra serve per tutto, anche. sì. Serve per i reni, ci sono veramente delle osservazioni molto interessanti, persone che addirittura avevano insufficienza renale, si sono recuperati prendendo la resina della mirra. Vengono le pastiglie di questo anche, della mirra. Sì, si può sciogliere la mirra dentro un bicchiere di acqua, si può lasciare durante tutta la notte e la mirra si scioglie. La resina, a volte, se volete, si può mettere anche acqua calda, che per accelerare Sciogliere. di sciogliere. E così si prende questo, è molto importante per aumentare la vitalità dei reni, come per esempio prendere la barba del mais Sì. e facendo una tisana. Sì. Il sedano è molto importante per i reni. E come non ho detto, per esempio, il caffè, soprattutto che il siero di caffè è Tu molto fai buono. parecchi misteri, ecco. Sì, che il siero di caffè è molto buono per i polmoni. Io ho notato una cosa interessante: quando faccio il siero di caffè, la prima cosa che noto è che il naso si apre. Sì, E le scarica. Si apre, no, si apre, se c'è bloccato o c'è Sì. E muco, proprio si si apre. scioglie. Le persone che hanno asma bronchiale, per esempio, e il caffè ha delle sostanze xantine, che sono sostanze che dilatano i bronchi, e si sente che il respiro si apre. Questo attraverso un clisteri, però. Che stere, ma Attraverso un clisteri. anche il caffè bevuto dà Sì. l'effetto, solo che le clistere, siccome non ha la caffeina, la quantità di caffeina 3 volte e mezzo meno che la caffeina nel caffè bevuto. Ah sì? Beh, Sì. sembra un po', sembrerebbe il contrario, perché tu metterai la polvere di caffè nell'acqua del sifone del clistere, no? Ecco. Sì, però il caffè assorbito dall'intestino crasso Sì? deve prima passare dal fegato. Mentre nell'intestino tenue una parte entra direttamente nella circolazione sanguigna prima ancora di entrare nel fegato. E quindi, E quindi non dà problemi, ad esempio, persone che hanno a livello cardiaco, no? Dei problemi, il clisterio e il caffè lo può fare contra uno. il contrario, e gli Ah sì? studi, una cosa paradossale, perché io quando ho studiato medicina, caffè faceva male al cuore. Sì. Oggi, nei studi epidemiologici, dimostrano
che le persone che bevono almeno 5 tazze di caffè espresso hanno protezione contro malattie cardiovascolari, come hanno protezione contro Alzheimer e contro demenza, contro il diabete e contro diversi tipi di cancro. Il caffè? Caffè espresso 5 tazze almeno al giorno. Questo è lo studio epidemiologico molto grande che ha dimostrato che il caffè è molto utile, e dicono lì espressamente che se solo si tratta del caffè espresso. Sì. Il caffè bollito non fa lo stesso effetto. E io ho misurato con lo strumento. Perché ne assorbe meno? Cioè perché no. Il caffè espresso, il caffè espresso viene fatto con una temperatura molto alta. Temperatura. Allora cosa fa? Rilascia elettroni facilmente, quindi è molto antiossidante, super antiossidante il caffè espresso, e non fa in tempo di rilasciare caffeina come il caffè bollito. Sì, difatti. Sì, ma anche spiegano anche che quando tu fai le macchinette del caffè espresso, quelle che casalinghe, è importante avere delle buone macchine che arrivino a una temperatura alta per fare un buon caffè. Infatti, buone macchine vengono misurate di quanta pressione, bravo, fa. E questo viene misurato con bar. Sì. Unità di bar. Millibar, certo. No, no, è bar, non millibar, con bar. Bar proprio? Proprio bar, come il bar, quando vai a fare il bar sì, a bere caffè. Sì, è un'unità la domanda, veramente sì, la domanda... è l'unità maggiore, sì. Se il bar l'hanno chiamato perché c'è questa macchina che fa caffè con pressione alta di bar. Sì. Non so se hanno chiamato il bar per quello. No, questo può essere curioso, veramente, da dire. Senti, ma un'altra cosa che è una cosa tanto così, diamo consigli un po' ai nostri amici, per le ossa, per l'artrosi, no? L'artrosi, artrite, ecco, secondo i tuoi studi e i tuoi percorsi, qual è la cosa più efficace che anche i nostri amici che ci ascoltano magari possono mettere in pratica, no? Bene. Per trovare Allora, beneficio. Innanzitutto da capire che, come ho detto prima, che la madre della salute, il benessere e il padre della salute, attività fisica. E infiammazione articolare è legata ai conflitti psicologici che hanno coinvolto i meridiani. Quindi finché c'è tensione, stress nei meridiani che creano tensione nei muscoli e questo fanno diciamo trauma alle articolazioni, la dieta non serve. La dieta non serve perché bisogna rilasciare lo stress, la tensione per poter dare la possibilità di ripristinare il cartilagine delle articolazioni e per completare l'infiammazione che c'è. Quindi lasciando il problema, quello che è la causa, e andare a prendere dieta per le artrite, questo non aiuta. Non serve, sì. Per quello, quando facciamo dieta, la nostra dieta non è solo il cibo. La sì. nostra dieta è la qualità della vita, lo stato di stress, lo stato di vitalità delle persone. Quindi questa è la dieta. E alla fine esce fuori che la dieta è ottenere lo stato di benessere, ripristinare il cammino conforme al suo destino e al suo programma di base col quale è venuta questa vita. Molto bello. Ma quindi cioè, tu dici che tutti i problemi di artrosi vanno individuati in quello che può essere il tipo di conflitto che uno ha? Esatto, secondo l'articolazione coinvolta, per esempio, sì. Darte un'artrite reumatoide che coinvolge l'indice, il medio, sì. L'anulare, ognuna di queste dita ha un meridiano che passa e ogni meridiano è legato a un organo, ogni organo è legato a un conflitto psicologico specifico. Quindi dal tipo di sofferenza la persona soffre, già sappiamo il conflitto che deve essere elaborato risolto. E risolto.
E soprattutto completare il processo di apprendimento che c'è dietro al conflitto psicologico. Bellissimo, un bellissimo percorso il tuo, Nader, veramente molto molto affascinante. Grazie. Ecco, senti, ma ecco, intanto io vorrei dire ai nostri amici che per quanto riguarda l'alimentazione, so che tu fai proprio dei seminari specifici, però bisogna aver fatto prima dei percorsi, no? Chiaro, Perché perché è basato sul codice umano, basato sulla sì. teoria delle medicine integrative non picante, non è distaccato. Quindi Sì, se sì. cominci a parlare dell'alimentazione, dei codici, e non sai cosa sono i codici, è un po' difficile Sì. a Beh, capire questo. però potremmo invitare i nostri amici, io magari adesso lo scrivo, il tuo indirizzo del tuo sito, Sì. no? Così loro poi lo possono. Io adesso lo scrivo, quindi il tuo sito è www. Eccomi, Nader. Punto. Naderbutto. No, naderbutto, chiocciola, no, scusa, No, è un sito, eh? sì, naderbutto.it. Ecco, Nader. Punto.it. Va bene. Così adesso ve lo metto. Ecco qua. Stanno chiedendo per la fibromialgia. La fibromialgia è che viene considerata come malattia autoimmune Sì. e per me non esiste malattia autoimmune come problema del sistema immunitario. Non è che il sistema immunitario si è impazzito e ha cominciato a produrre anticorpi contro il tessuto, ma prima se è avvenuto un danno nel tessuto e poi il sistema immunitario ha individuato la parte danneggiata, comincia a produrre anticorpi contro la parte danneggiata. Quindi, se parliamo di muscoli, i muscoli contratti, i muscoli che sono indeboliti energeticamente, possono essere danneggiati facilmente. Il sistema immunitario può individuare la parte danneggiata nel muscolo e produrre anticorpi contro quella parte danneggiata. Quindi il danno non è dovuto alla produzione di anticorpi, ma al danno, e poi deve chiedere: ma come mai è avvenuto il danno nel muscolo? Esce fuori che il problema è legato alla ghiandola sovrenale. La ghiandola sovrenale che produce l'adrenalina, noradrenalina e cortisolo è la ghiandola dello stress. Quindi, Ritorniamo. stress territoriale, stress territoriale. E quindi, se la persona ha avuto stress continuo, può scaricare i suoi sovreni e il cortisolo. Infatti, studi dimostrano che le persone con la fibromialgia hanno un livello di cortisolo basso, sia nel sangue che nella saliva. E per aiutare queste persone dobbiamo ripristinare l'energia della ghiandola sovrenale, è la cosa migliore, e brodo di carne. Se hai rene va bene brodo di ossa, hai sovrene va bene brodo di carne, perché la ghiandola sovrenale dà l'energia ai muscoli per avere forza a scappare dai leoni. Quando c'è un Ecco, leone, no? sì, certo, Quindi cosa? meccanismo. Brodo di carne. Possiamo prendere per esempio una cosa, la liquirizia è specificamente buona per i sovreni. Infatti vengono avvertiti, dice: non prendi liquirizia perché ti può aumentare la pressione di sangue. Sì. Perché? Perché aumenta la secrezione di cortisolo. Questo è buono per le persone che hanno un basso livello di cortisolo. Cortisolo, non per chi ha problemi di pressione, di ipertensione, esatto. Ecco, ma, e quindi deve mangiare brodo di carne. E per chi ha le artrosi, questi dolori e così, che cosa mangi? Cosa consigli di mangiare? Se artrosi sempre legate ai muscoli,
artrosi abbiamo detto che sono legate ai meridiani da risolvere. La dieta non aiuta finché non hai sciolto il problema di base, non ti aiuta la dieta. Leggevo appunto le domande che chiedevano appunto di che cosa. Ecco, abbiamo ancora 5 minuti. Dai, 5 minuti e poi ti lascio andare. Infatti, sì, perché l'ora. Già mezzanotte già l'ora. Da noi. Sì. Già, è vero, giusto. Sì. Ma mantengo la promessa. Quindi, insomma, perché sei stato veramente un amico, sei stato di una gentilezza, una squisitezza, poi sei sempre così chiaro nelle tue spiegazioni, caro Nader, che avremo bisogno di vederti un po' più spesso e che adesso qua non si gira, in Italia non riusciamo ad averti, ecco. Sono venuto 2 giorni fa, ero in Italia per la prima volta dopo due anni. Sì, me l'hanno detto che hai fatto un blitz così, però ci hai tradito, non sei venuto al nord. La prossima settimana sarò a Montecatini per fare il quarto livello. Siete invitati, vengo anch'io lì, perché è un corso interessante. Ma però come si fa il quarto livello? Deve aver fatto il primo, il secondo e il terzo. Eh sì. Per le persone che hanno fatto, che non sanno, primo, secondo e terzo, che mi stanno ascoltando, possono venire. Se c'è qualcuno che, e mentre invece voglio farvi vedere qua, perché la voglio mostrare, questa è la locandina, questa è quella del corso, e che questo viene fatto online, però bisogna aver fatto il primo, secondo, terzo corso, vero? Ah no, online se fa il primo, secondo, terzo. Si può fare, sì. Ma questo è questo dell'alimentazione consapevole, questa è la locandina dell'alimentazione consapevole online. Ecco, questa è si vede? 10, io non la vedo. 10, no. Te lo dico io, Nader, te lo dico io. Il 10 e l'11 aprile c'è quello della un'alimentazione consapevole online. Ecco, e quindi però per poter partecipare a questo bisogna aver fatto il terzo. Precedenti, esatto. Sì. Però se siete interessati a fare questo percorso, perché questo percorso non lo fanno solo i medici e le persone, possono fare anche tutti. Tutti quanti possono farlo. Se vi interessa, secondo me è una cosa molto utile. Iniziate adesso quando ripartiranno di nuovo, no? Il primo livello. E che ci sarà di nuovo, andate sul sito di Nader, così potete vedere tutte le date, sì. Esatto, e tenervi aggiornati, magari iscrivervi alla newsletter. E quindi è una cosa bella da fare. Io avrei voluto seguirti adesso a novembre, quando ho iniziato col primo, perché poi sono dei weekend, no? Sì, sono ogni sabato, livello, ogni sabato livello è domenica. Un weekend. Sabato e domenica, esatto. Però fatelo, perché guardate che fa sempre parte del discorso, cioè la consapevolezza è accompagnata dalla conoscenza, no? È sapere, conoscere, prendere consapevolezza, e questa è evoluzione, no? Certo. Vero, Nader? E quindi, cioè, guardate, seguite i calendari, perché è molto importante il percorso di Nader, che è riuscito a mettere no, insieme. Talmente è importante, vengo anche io lì, mi interessa anche me. Va bene, te lo raccomando, Nader. va bene, dai. Allora, insomma, abbiamo detto, mi pare, abbiamo dato un po' di consigli, sì, abbiamo spiegato che cos'è. Un accenno. Abbiamo spiegato come dovrebbe essere un'alimentazione, cioè sana, attenta, completa, mirata al nostro equilibrio, alla nostra realtà energetica, insomma, di cose Nader ce ne ha dette tante, ecco, questa sera. Ma sai che io adesso ti strappo la promessa di un altro incontro, poi prossimamente rifacciamo un'altra diretta e ci organizziamo, scegliamo un altro bel argomento, che tu ne hai tanti che a noi piacciono, e così stiamo di nuovo insieme, se Dio vuole, nel salotto se di Dio Anna, vuole, sì. Sì, va con bene. piacere, ma grazie Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché tu fai tanto bene a tante persone, grazie a Dio, grazie, e io grazie. io ti auguro lunga lunga vita e tanta tanta salute, grazie. Grazie Anna, e saluto a allora, tutti un abbraccio in Italia, grande, un abbraccio.
Saluti da tutti, da parte di Enrico, di tutti quanti i nostri amici che ci hanno seguito, sia su Facebook che su YouTube. Grazie. Grazie e buona serata. Ci sarà qualche domanda dove forse non abbiamo risposto, ma sapete che con Nader prima è importante incominciare a farci raccontare più cose possibili, ecco, da lui. Ma tanto troveremo degli altri, creeremo degli altri appuntamenti, così daremo ancora altre domande. Ma seguitelo, andate a guardare il suo sito e grazie. Seguite le sue i suoi corsi, le sue proposte. Nader, un abbraccio grande. Ciao. A presto. Grazie, e buon riposo. E cari amici, un saluto